Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Come non ringraziare il Signore per questo momento meraviglioso, perché questo è un dono grandissimo che il Signore fa al mondo intero. Abbiamo noi frati minori ben 5 nuovi sacerdoti, di cui fra Edoardo, ecco, è qui a celebrare la prima messa, un dono meraviglioso, perché è un dono per tutta l'umanità. Fra Edoardo è sacerdote in eterno. E queste sono le cose meravigliose che compie il Signore, proprio perché le compie senza limiti. Oggi siamo numerosi ed è bello di trovarci attorno al nostro Fra Edoardo, che ha fatto un servizio di accompagnamento per i nostri giovani qualche anno fa qui, ma ancora accompagna qualcuno di essi. Ma al di là di questo è un momento bello, perché Fra Edoardo è nostro. Allora, volevo fare un dono a Fra Edoardo un po' particolare, una preghiera allo Spirito Santo composta da Don Tonino Bello e che mi ha accompagnato in questi anni di sacerdozio. Ecco, dopo la lascerò a lui. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo. Gonfia di passione la vita dei tuoi presbiteri di Fra Edo. Riempi di amicizie discrete la loro solitudine. Rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente e con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più. Dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze. Dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza. Dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano. Fa risplendere di gioia i loro corpi, rivestili di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Don Tonino Bello, queste parole le faccio mie e con tutti gli auguri possibili al nostro Fra Edo. Fratelli, nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Yeah.
Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dona al tuo popolo, oh Padre, di vivere sempre nella venerazione e nell'amore per il tuo santo nome, poiché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta, forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore al mio fianco, come un prodigio valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore.
perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato uno straniero ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zelo per la sua casa. Gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. Ma io rivolgo a te la mia preghiera. Signore, nel tempo della benevolenza, o Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza. Vedano i poveri e si rallegrino. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri, non disprezza i suoi che sono prigionieri. A lui cantino lode i cieli e la terra, i mari e quanto brulica in essi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta, se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio. La verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza. Alleluia, 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 alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Scommetto che il papà e la mamma non sarebbero mai pensato, non avrebbero mai pensato di arrivare a questo giorno, vero? No. Neanche noi. Ecco, c'è nei fioretti, c'è San Masseo nel fioretto numero 10, e ieri mi è venuto in mente questo. Masseo per mettere a prova l'umiltà di Francesco gli chiede: ma perché a te, perché a te, ma perché a te tutto il mondo viene dietro? E Francesco rispose che agli occhi di Dio, gli occhi di Dio non hanno trovato tra i peccatori nessuno più vile, né più insufficiente, né più grande peccatore di me per fare l'opera che voleva fare. E ancora prima Paolo ai Corinti diceva che Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile, disprezzato ciò che è nulla. Quindi, ecco, perché ha scelto te, Edoardo? Penso che sia questo, perché agli occhi del mondo forse contavi meno degli altri ed eri molto più peccatore di tanti altri. Allora, difatti, i primi a stupirci per noi che siamo sacerdoti non sono le persone, ma siamo noi stessi, proprio perché conosciamo la nostra fragilità, conosciamo la nostra debolezza, il nostro passato, e penso che Edoardo se lo sia fatto passare davanti agli occhi, i suoi peccati di ieri, ma anche i peccati che ancora ci aspettano. C'è nel Vangelo, quando Gesù passa, e spesso viene detto che vide un uomo di nome Matteo che era un pubblicano. Ecco, mi è sempre colpito questa sequenza, che Gesù passa e vede prima l'uomo che ha un nome, Edoardo, e che faceva un'attività, l'idraulico. Ecco, e poi gli dice: seguimi. Ecco, noi invece spesso vediamo la persona in base ai suoi sbagli, al suo passato, a quello che ha commesso e non per quello che potrà essere. Quindi quando Gesù ha visto appunto Edoardo,
non è perché fosse il più bello, il più intelligente, il più tutto, ma perché vedeva in Edoardo il futuro possibile. Dio è sempre Dio del futuro, non è del passato, mentre noi ci incolliamo e ci etichettiamo per il passato che abbiamo vissuto e per gli sbagli che abbiamo commesso. Ecco, Dio rilancia sempre il futuro. Allora Dio chiama persone reali, concrete, contraddittorie, come lo fu Pietro, che prima voleva lanciarsi a morire con Gesù e poi lo rinnegherà. Quindi Dio non chiama degli angeli, ma persone concrete in cui vede il futuro possibile. Allora, che cosa ha visto in te, Edoardo? È stata dura a tirarlo fuori. Non è vero. Però ieri il cardinale aveva detto, tra le cose, di somigliare a Giovanni Battista per una serie di cose, però mi ha colpito la trasparenza di Giovanni Battista, e di Francesco invitava a imitarne la poesia. Ecco, voi sapete che Edoardo è grezzo come non so, non ho proprio grezzo e basta, il diamante è dentro. Però ecco, io ho scoperto che in Edoardo c'è della poesia, c'è l'artista, c'è uno che amava il bello, nonostante i giratubi tra le mani e tutto quello. Ecco, Dio ha visto la persona delicata che Edoardo è, nonostante sia avvolto da carta vetrata, perché è più rustico lui che una bruschetta. Ecco, sapete, Edoardo vi manda a quel paese senza... e anche in altri posti. Eppure non ha mai abbandonato le persone, le ha seguite, la sua esperienza anche in infermeria. Quindi Dio vedeva dietro l'Edoardo perso sul divano dopo magari serate di bagordi, l'uomo possibile. Ecco, dovremmo imparare questo dallo stile di Dio. Allora, c'era un Edoardo che attendeva di germogliare e di fiorire, ma ancora deve fiorire, e sotto la carezza della grazia. Ieri il cardinale ricordava una frase di Paolo VI, le alte temperature. Ecco, Dio una carezza, ma le alte temperature molto più alte di queste che stiamo vivendo. Quindi Edoardo aspettava di fiorire, ancora aspetta di fiorire. Ieri, spero non vi siate annoiati durante la celebrazione, c'è stata una lunga litania, quella delle mani, durata oltre un quarto d'ora, 20 minuti circa. Ecco, per noi che viviamo quel momento, un momento tanto importante, quando lo vissi io era come se quelle mani mi ricordassero la mia miseria e mi innalzassero della grazia. Pensate a questo logorio di 100 e passa mani, 200 mani che passano sulla testa. E anche tu, Edoardo, pensavo che sarai chiamato, ecco, tra poco a tendere le mani sul calice e sulla patena, no? So che le tue mani sono forti e sicure, e anche la tua voce è stentorea. Io spero che ti terremi sempre il cuore davanti al mistero. Ecco perché il pericolo per noi sacerdoti è di abituarci al miracolo, e dopo diventa quasi una banalizzazione di quello che abbiamo ricevuto. E invece penso che dopo tanti anni, io sono quasi 29 anni, 28, ancora mi trema la voce. Ecco, forse è il dono più bello di non abituarci al miracolo, perché aiuterai gli altri a non abituarsi al miracolo. Poi stenderai anche le mani sulla testa delle persone per dire ti assolvo dei tuoi peccati. Ecco, le mani della misericordia. E io ho maturato una convinzione che nessuno me la toglie. Per donare veramente la misericordia bisogna aver toccato la miseria. Ecco, aver conteso le ghiande ai porci noi, per sapere che basta le dita puntate, ma alzare la mano. Quindi chi ha toccato la miseria può veramente dire rialzare gli altri. Ecco, rialzare, mai calpestare. Ti auguro di essere, di diventare un testimone dell'assoluto, di Dio, in un mondo che annega nel relativismo tutto uguale, Dio, amare, tradire, che differenza fa? È che invece noi siamo chiamati a essere testimoni dell'assoluto in un mondo che annega nella superficialità.
paradossalmente non si annega nella profondità, ma nella superficialità, nella banalità, quindi sì, un testimone dell'assoluto. Lasciati far male dall'assoluto. In un mondo che vali solo perché sei appariscente e conti solo perché hai numeri, perché sei bello, perché sei vincente, in un mondo che cerca la grandiosità e ha dimenticato la grandezza del cuore. Ecco, sii memoria dell'amore di Dio, che ama ciascuno a prescindere dalla bellezza, dall'età, dalla cultura. Dio non ci ama per ciò che sei, per ciò che fai, per ciò che hai, per ciò che... ma per... veramente perché ognuno di noi porta dentro di sé il diamante, coperto da uno strato di miseria. Ecco, Dio cerca sempre la perla preziosa che è sotto gli strati della nostra fragilità. Ti auguro di dire Dio, ma di dirlo con la vita, perché sia la vita a pronunciare la tua fede. E il tuo linguaggio non è molto elegante, lo sanno anche i tuoi professori. Però talvolta il linguaggio troppo elegante, raffinato, a volte maschera l'assenza di Dio. Quindi sì, l'ignorantone, però comunica Dio. Non sarà mai l'eleganza dell'eloquio che comunicherà, mai toccare le corde profonde del cuore degli uomini, delle persone. Ecco, quindi le tue parole non siano eleganti, perché a volte le parole eleganti sono disossate, ecco, mi danno l'idea delle parole disossate del mistero. E ti chiedo di essere raccordo tra l'uomo e Dio, facendo più domande che dare risposte. Accendi i desideri più che pensare alle persone come contenitori da riempire. C'è un autore che adesso sto seguendo un po', Recalcati, che parla dell'erotica dell'insegnamento. Una parola strana in omelia. Ecco, dobbiamo essere eroticizzare Dio. Perché se ho la passione per Dio, se Dio per me è un'attrazione erotica, accenderò negli altri. Se per me Dio è un'opacità, non riuscirò a accendere gli altri. Quindi accendi il desiderio negli altri, per favore. Accendi la nostalgia della bellezza. Noi non dobbiamo dare riempire nessuno, ma dobbiamo accendere nostalgia. Dicevo, ecco, per fare questo però non diventare burocrate del mistero, anche ieri il cardinale lo ricordava, ma più volte il Papa, di non diventare l'impiegato del sacro, il burocrate del mistero. E per far questo io penso che bisogna lasciarsi ferire da Dio. Non avere paura degli uomini, dice il Vangelo. Ed è vero, noi dobbiamo amare gli uomini. Come sono, fatti come sono, con la loro storia. Quindi lasciamoci ferire da Dio, ma non dobbiamo temere gli uomini. A volte la persecuzione vera, parlava il Vangelo di persecuzione, sai qual è la persecuzione? Il non avere persecuzioni. Quando diventiamo talmente banali e insignificanti che proprio... Ecco, quindi spero che la persecuzione sia perché c'è la qualità di un cuore e non la banalità di un'assenza. Non crederti arrivato mai. Ovviamente ieri ho goduto quando il cardinale ha citato Mazzolari, e oggi non posso non citare Mazzolari. Beati coloro che cercano come coloro che devono trovare, e trovano come coloro che devono cercare ancora, perché fu detto, l'uomo che è arrivato al termine non fa che incominciare. Tu non sei arrivato al termine di un cammino, ma un inizio. Poi verrà il tempo dell'arsura, delle delusioni, verrà... Però mi ricordo una frase che sentì quando ero chierico, quindi oltre 30 anni fa, che era per un matrimonio, ma va bene anche per noi. Soprattutto nei momenti difficili, ecco, mi ripeto quella frase di Don Giuseppe che sentì, era amare significa donare sempre, anche quando sembra inutile. Thank you.
credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, creato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo. Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore alla vita, che procede dal Padre al Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, che ha parlato per mezzo dei profeti. Credo a Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo solo il battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Animati da questa fiducia, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci il Signore. Ascoltaci il Signore. Perché la Santa Chiesa, che cammina tra persecuzioni e consolazioni, sia sempre segno della presenza del Crocifisso risorto. Preghiamo. Ascoltaci il Signore. Perché i cristiani non temano di essere, nella vita politica e sociale, veri promotori del bene comune. Preghiamo. Ascoltaci il Signore. Perché ogni credente, consapevole della grazia di Dio ricevuta nel battesimo, sia saldo nella fede e audace nella fraternità. Preghiamo. Perché nella nostra comunità i malati si sentano sempre più associati all'Eucaristia, memoriale della passione di Cristo. Preghiamo. Per Fra Edoardo, che il Signore lo aiuti nello svolgere il suo ministero sacerdotale e lo custodisca. Che la Madre di Dio, Maria Santissima, tenda il suo sacro manto sopra di lui e lo protegga sempre. Preghiamo. Per Fra Edoardo, perché sostenuto dalla preghiera incessante della comunità, faccia brillare in sé, con sempre rinnovato ardore, la fiamma dello Spirito. Preghiamo. E per la famiglia di Fra Edoardo, perché il Signore ricompensi il dono di questo figlio alla Chiesa con la benedizione di una vita ricca di gioie e consolazioni nel suo amore, preghiamo. Per le vocazioni sacerdotali e religiose, perché il Signore non faccia mai mancare nella sua messe operai generosi e sempre disponibili ad offrire se stessi un dono totale ai fratelli. Preghiamo. Per questa comunità parrocchiale, perché nel ringraziare Dio per il dono del nuovo presbitero, si prodighi sempre nel sostegno di sacerdoti con l'aiuto concreto e la preghiera. Preghiamo. Dio misericordioso, che sei sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni del tuo premuroso intervento. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
Pregati fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le nostre offerte, la nostra offerta. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, perché tutta la nostra vita sia ben accetta alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e della comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. So
Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifica l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, in modo particolare ti ricordiamo quest'oggi Augusto, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa. E dona le unità e pace, secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
O Dio, che ci hai rinnovati con il corpo e il sangue del tuo figlio, fa che la partecipazione ai santi misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Abbiamo ringraziato il Signore sin dall'inizio per il grande dono del sacerdozio di Fra Edo. Ecco, ancora una volta ringraziamo Edoardo, che è qui, padre Edoardo, per questo dono che ha voluto farci anche di scegliere come luogo per la sua prima Santa Messa proprio Cortano. Ecco, è un dono veramente per tutta la nostra comunità. Voglio quindi ringraziarlo ancora una volta, come voglio ringraziare anche tutti i sacerdoti qui presenti, in modo particolare il padre Giampaolo Guedini, che ha, ecco, ci ha aiutato a riflettere su alcuni punti molto importanti del dono del sacerdozio. Questa circostanza lieta, ecco, è, non è la sola, ce n'è ancora due. La prima, la possibilità di ricevere il dono dell'indulgenza plenaria. Ecco, quando un sacerdote viene ordinato e celebra la prima Santa Messa, ecco, tutti coloro che partecipano possono attingere a questo dono del perdono di Dio, ecco, in modo pieno, profondo. Ecco, le mani di Fra Edoardo sono profumate ancora del Santo Crisma, con il quale è stato segnato dal cardinale. Ecco, e quindi potremo dopo, come abbiamo fatto così per la Santa Comunione, accostarci per baciare le mani di Fra Edoardo, che, ecco, per la prima volta ha consacrato il nostro altare con, ecco, il pane e il vino, trasformandolo appunto il corpo e il sangue del Signore. Ecco, quindi potremo baciare le mani, perché lo farà ancora molte altre volte tutti i giorni che il Signore gli darà questo dono di compierlo ancora. Poi chiederò a Fra Edoardo, ancora prima di compiere questo gesto, di benedire quella targa che abbiamo posto, ecco, a ricordo di questo anfiteatro, perché proprio pochi giorni fa abbiamo terminato di costruire. È un'opera realizzata da un'azienda che ormai ci conosciamo molto bene, perché ha ristrutturato sia il santuario di Cortano sia la chiesa di Cortano. Ma questo anfiteatro è stato realizzato anche con la collaborazione degli alpini del Veneto. Molti di voi sono veneti, anche Fra Edoardo, quindi è un felice legame che ancora una volta, ecco, ci accomuna.
Allora chiedo a Fra Edoardo di... Volevo preparare questo discorso qua durante gli esercizi, invece l'ho fatta. Mi ho detto, vabbè, dice quello che dice, insomma. Tutta ieri che pensavo che era un continuo ringraziamento dentro il cuore mio. Ringraziamento per tutti i volti che sono qua. Prima per Dio perché è stato fedele. Dopo per mamma e papà perché tutto quello mi hanno insegnato. E come mi sono stati vicini anche soprattutto all'inizio del cammino quando non è che erano molto felici. Però ci sono sempre stati. Poi i miei fratelli, tutti e due, Andrea e Riccardo, perché anche loro ci sono stati. E poi, quest'anno è 20 anni che ho iniziato il cammino ed era l'8 giugno del 97 quando il Signore è venuto a bussare alla mia porta. Piuttosto 20 anni, sono stati 20 anni. E dopo c'è stato il terremoto, sì. E devo dire, ed è bello perché in quel periodo là, anzi era agosto che c'era la vocazionale, c'era Fra Andrea, eccolo qua, che mi ha accolto. Perciò ringrazio l'ordine dei frati minori che mi hanno accolto, ma nella persona sua. C'è anche Riccardo qua, dove sta Riccardo? Ecco là. Ti ricordi quando siamo andati là? Ecco. Ed è lui, il primo frate che ho incontrato, che mi ha accolto veramente da fratello. E anche lui lo sa un po' tutta la storia, è stato il primo, mi ha accompagnato fino all'entrata in convento. Poi mi ha abbandonato perché costretto, però è stato vicino. E lo ringrazio per tutto quello che ha fatto in questi 20 anni, questi 20 anni. Anche quando mi sono allontanato un po' da Assisi, lui continuava ogni tanto a mandare un messaggino, come va, come stai? È stato un legame, forse veramente che il Signore l'ha preso e me l'ha messo vicino per mantenermi lì. I miei fratelli, ci stanno tutti, Pasquale, Diego, Fabio, Damiano e Massimo. Siamo entrati insieme 13 anni fa, giusto? Loro sono già sacerdoti da un po', io con calma, no? Però è stato bello, ieri dicevo quando quelle mani che messe sopra la testa, io c'ho i miei fratelli che hanno fatto questo. Non so quanti gli è capitato, insomma. Grazie a Don Placido della missione e di tutto quello come mi ha accolto in parrocchia, dal gangherato com'ero, mi ha messo dentro il consiglio pastorale subito, vabbè. Però l'ha fatto grazie della fiducia, insomma. Grazie a Padre Fulvio che mi ha dato questa possibilità. Grazie al coro che... Dov'è Sabina? Ecco là. Se voleva fare i canti, cosa vuoi fare? Fate voi che siete bravi perché vi conosco, infatti grazie veramente a tutti. Grazie a Marco Banfi, 4 anni in infermeria, i 4 anni più intensi, perché dopo la professione solenne, continuare gli studi, prendersi cura dei frati anziani. Il primo frate con cui ho parlato, quello che ho sentito dentro il cuore, di questa chiamata, è stato lui. E io ho detto, beh, se questo è quello che senti dentro il cuore, tu chiedi. Abbiamo chiesto, no? Proprio con calma è arrivato. E veramente, dopo San Siro, cioè tutti, non so, vi ringrazio tutti, perché è un gran dono ed è bello. Ho voluto venire qua perché anche qua è nato, perché sono venuto qua 7 anni fa ormai. C'era ancora Padre Fulvio. Quell'altro, non questo. È morto, è in cielo adesso, mi sta celebrando con noi. E anche lui insisteva, perché mi diceva sempre, devi studiare, però mi dovevo portarlo avanti dietro all'ospedale. Perciò, mentre aspettavo fuori, studiavo un po', leggevo. Anche per lui sono venuto qua. Sono venuto qua perché la parrocchia di Costano è stata vicina, ho iniziato con i ragazzi, eccoli qua. E poi ce ne stanno ancora in giro. E va bene, basta. E perciò ringraziamo Dio per tutto, per tutto. Grazie.
opera realizzata in collaborazione con la ditta Sorignani e Sorignani e gli Alpini di Viadene, Montebelluna e Santa Maria della Vittoria della sezione di Treviso, anno 2017. Amen. 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 Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione e ogni invocazione rispondete Amen. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie a tutti. Con lungo inverno, nel soffrire.